Buongiorno, mi chiamo Guido Pompili, da 25 anni opero sul mercato immobiliare di New York. Voglio ringraziare Monitor Immobiliare, in particolare Maurizio Cannone, per questa opportunità di introdurre all'inizio della stagione, diciamo questo è un po' l'inizio dell'anno, anche se siamo ad ottobre, qualche idea su quello che sta succedendo a Manhattan. Colgo l'opportunità di questo incontro per spiegare qualcosa che è relativamente poco conosciuto in Italia, ed è quello che è successo negli ultimi 15 anni, grazie all'amministrazione Bloomberg originariamente, adesso diciamo è seguito, anche se forse con meno abilità, da Di Blasio. E Bloomberg si è accorto che la popolazione, la classe media e medio-alta, non aveva piacere di crescere una famiglia a Brooklyn piuttosto che nel South Bronx, perché trovava delle situazioni anche difficili. E questo creava un problema per la città, perché perdeva la base censuaria man mano che le persone entravano in un'età più matura, quindi anche con più capacità di pagare le tasse, e finivano col spostarsi dalla città di New York ed andare magari in New Jersey o a Long Island. E questa è la ragione principale per cui circa 15 anni fa è iniziata un'opera di riqualificazione dei quartieri esterni di Manhattan, una riqualificazione che è stata compiuta sia con un impegno del pubblico che del privato. In particolare il pubblico cosa ha fatto? Tutti conoscono Williamsburg, sanno di Williamsburg, il quartiere, diciamo ormai un quartiere di Manhattan, anche se è fisicamente a Brooklyn. E la prima cosa è stata quella di cambiare le destinazioni d'uso, per cui delle zone che erano dei magazzini sono diventate invece la sede di palazzi con viste meravigliose dello skyline di Manhattan. Questo ha portato centinaia di milioni a Brooklyn e ha aperto una strada per quella che poteva essere un interesse di una classe media. Quindi si è creato piano piano un cambiamento non solo strutturale, non solo una riqualificazione del quartiere, ma anche un cambiamento. Hanno iniziato a vedersi dei passeggini con delle famiglie, diciamo, di professionisti, di giovani professionisti. E questo ha portato ad un enorme valore dei immobiliari in quelle zone. Via via che le zone tipo Williamsburg diventavano ormai ai prezzi quasi di Manhattan, delle nuove aree hanno iniziato a dare questi segni di gentrificazione, questo tipo di riqualificazione che è una riqualificazione anche sociale del quartiere, si chiama gentrificazione. I primi segni di gentrificazione sono dei segni che noi riusciamo, essendo sul territorio, a percepire per primi. Si inizia a vedere magari il ristorante carino, il caffè, la galleria, si vede la mattina, si vedono tanti giovani in giacca e cravatta che stanno andando a lavorare a Wall Street o comunque a Midtown. Quindi questo qui è un fenomeno che, se intercettato per tempo, permette di entrare pagando dei prezzi molto molto inferiori rispetto a quelli di Manhattan e poi di poter avere comunque degli affitti di un certo interesse. In realtà oggi l'investimento a Manhattan rende meno del 2%, anche se in teoria sarebbe il 2,5%, quando però poi si tolgono assicurazione, spese di management, eccetera. La realtà è che è molto difficile ottenere più del 2%, mentre invece investendo a Brooklyn o anche nel South Bronx, io personalmente ho investito nel South Bronx con molta soddisfazione, e il ritorno è molto interessante, anche perché il rapporto tra diciamo rischio e ritorno è molto interessante, in quanto il rischio percepito, soprattutto all'estero, è molto più alto di quello reale. Quindi questa mancanza di informazione tra quello che succede veramente sul luogo e quello che viene percepito fa sì che l'investimento internazionale è sempre molto cauto rispetto a quando ho portato con degli investitori italiani nel South Bronx. Siamo tutti molto contenti. Adesso, per esempio, tanto per parlare di un esempio pratico, abbiamo una palazzina che è ad una fermata da Manhattan, proprio nella zona, diciamo, del South Bronx, veramente South, che si può comprare a circa 2.400 dollari, euro al metro quadrato, che sono forse i prezzi a Milano di San Leonardo. Mi pare che sia una fermata di San Leonardo verso la fine, verso Pero.
E la vicinanza al centro di questa parte del South Bronx è più vicino a quella parte di quanto non sia, non so, Rho, Pero, San Leonardo. E i prezzi sono inferiori, quindi questo qui è sicuramente un'indicazione interessante. Tra l'altro, in questo momento, con il dollaro che si è indebolito di nuovo, diciamo, c'è un certo interesse aumentato da parte dei miei clienti, che sono tipicamente italiani, ad un investimento a New York. Naturalmente l'italiano tende a voler comprare in una zona centrale con belle viste, e quindi si fa un tipo di investimento diverso, un investimento core, in cui uno sa che ha un bene che può sempre vendere senza difficoltà, però deve accontentarsi di ritorni più bassi. Una delle strategie che potrei consigliare per chi vuole investire a Manhattan è di aspettare sei mesi e comprare in precostruzione, perché in questo momento il settore del superlusso è molto affollato. Tutti hanno costruito per il superlusso perché i prezzi del terreno sono aumentati molto, per cui aveva senso solamente riuscire a costruire laddove si poteva vendere a $30,000 al metro quadrato. Quindi fate un po' il paragone tra i $30,000 e i 250 e i 2500, scusate, al metro quadro del Bronx. Oggi diciamo ancora i prezzi sono ancora molto alti nel super lusso, e quindi direi di non investire in questo momento, ma di aspettare che ci sarà tra un po', quando un costruttore rimane con le ultime unità da vendere, che poi sono il suo profitto, diventa anche un po' più flessibile, non ha più la banca che gli impone certi standard. Noi in particolare abbiamo trovato un terreno a Soho, nella zona ovest di Soho, dove un costruttore che conosciamo da molti anni, è una persona, diciamo, della quale abbiamo massima fiducia, è già al 16° piano di un condominio che è stato fatto secondo il principio dell'affordable luxury, che è un concetto nuovo e penso sarà un concetto vincente, che si potrebbe tradurre in lusso intelligente. Quindi non abbiamo dei monolocali, come succede purtroppo adesso a Manhattan, a più di $1 milione, $1,2 milioni, $1,3 milioni, ma diciamo a poco più si potrà prendere una grande one bedroom con belle viste, e tra l'altro in una zona assolutamente di grande interesse, come può essere Soho. Tra l'altro, e qui mi permetto di fare una piccola parentesi pubblicitaria, la Vivaldi avrà l'esclusiva per questo palazzo in Italia. E quindi, oltre ad investire in precostruzione, direi che a Manhattan può essere interessante per chi compra per sé, per uso personale, quindi non tanto per investimento. E devo dire che oggi abbiamo molti italiani che stanno mandando i figli a studiare, o anche degli italiani che vengono proprio per mettere su delle piccole attività o anche delle grandi attività, e parliamo anche di società che esistono in Italia e poi aprono una succursale negli Stati Uniti, quindi c'è anche un certo interesse per l'uso personale. Chi compra per uso personale può avere interesse a comprare nelle cooperative, che sono un concetto diverso di proprietà rispetto a quello che noi conosciamo in Italia dei condomini. È una proprietà che ha delle limitazioni, per cui non si può facilmente, anzi non si può quasi mai dare in locazione, bisogna essere residenti, e in questo tipo di proprietà però c'è intanto un grande assortimento, e poi dei prezzi che a parità di condizioni sono circa del 30% inferiore, tra il 25 e il 30% inferiore rispetto ai condomini. I condomini naturalmente sono il tipo di proprietà che viene comprato tipicamente dal nostro cliente che lo fa per investimento, e quindi ha bisogno di avere una certa libertà di investire quando vuole, di affittare quando vuole, di vendere più o meno a chi vuole. Devo dire che anche in questo senso oggi Manhattan è diventata meno interessante, e vorrei dire in generale il brand Brooklyn ha preso molto piede. C'è gente che, potendo vivere benissimo nel centro di Manhattan, preferisce invece vivere a Brooklyn. E direi un segno dei tempi anche quello che sta succedendo quando 10 anni fa Google ha investito per i suoi quartieri generali a New York, l'ha fatto a Chelsea.
quindi ha comprato un intero blocco a Chelsea. Oggi Amazon sta guardando a Brooklyn, quindi Bezos diciamo, rappresenta più una tendenza attuale. Brooklyn ha preso molto bene ed è interessante adesso perché conviene forse comprare a Brooklyn, perché con il costo di un condominio a Manhattan si può comprare un villino bifamiliare che è dove è molto più agevole l'affitto, dove la conduzione è molto più agevole, perché nei grandi condomini a Manhattan si è verificato un fenomeno nuovo che crea qualche problema per chi compra per investimento. I proprietari che vivono nel palazzo di fatto sono quelli che gestiscono il condominio, perché sono quelli che vanno alle assemblee. E hanno messo adesso sempre più difficoltà, balzelli, documenti da portare per chi vuole dare in affitto il proprio appartamento. Non è che possono impedirlo, però possono rendere il processo difficile, per cui poi la persona che sta per affittare magari preferisce andare in un rental building dove il giorno dopo può entrare. E per questo anche noi in questo momento, per chi viene con l'idea di avere un reddito, di crearsi quindi una piccola pensione in dollari, se vogliamo una diversificazione geopolitica anche valutaria, di investire in queste opportunità che oggi si trovano in zone appunto in via di gentrificazione, in cui oltre al reddito che può essere tra il 4 e il 5% a seconda della zona, c'è anche una buona possibilità di rivalutazione. La cosa interessante che noi facciamo come Vivaldi, e lo facciamo attraverso una nostra partecipata, è che offriamo anche la gestione. Questo è molto importante, perché chi viene poi ha bisogno di avere un punto di riferimento solido, delle persone. Io così spesso mi chiamano anche a me sul cellulare mentre sono in Italia, e poi comunque abbiamo una struttura per fare questo lavoro a New York, quindi è molto importante quando si acquista aver presente anche di quello che sarà il passo successivo. E è importante anche avere dei bravi avvocati, dei bravi commercialisti. Noi siamo sul mercato da circa 25 anni, e quindi chi lavora con noi poi ha tutta la nostra esperienza, e lavoriamo solamente con persone che sono state, come si dice in America, vetted, cioè confermate, non saprei bene come dire, sono state controllate o con cui abbiamo già lavorato. Io penso che nel corso degli anni abbiamo creato, io ed altri broker italiani, diciamo che sono lì da parecchio tempo, un canale di investimento che potrebbe essere simile in fondo a quello dell'arte, piuttosto che un canale, diciamo, di investimento che può essere in monete d'oro. E l'investimento a New York è un investimento che è una categoria a sé stante, perché si basa su dei fondamentali molto forti. Diciamo che in questo momento la unemployment, cioè la disoccupazione, è ai minimi storici, circa un 4%. Poco più del 4%, è una città che aumenta di popolazione, sono previste nei prossimi 16 anni 50.000 persone che verranno in città, quindi diciamo questo qui è un indice per una grande città di grossa vitalità, e poi bisognerà anche dare casa a queste persone che vengono, e molte delle quali sono single, per cui diciamo i numeri sono importanti. Diciamo un'altra cosa che secondo me è molto importante: gli italiani spesso investono a Londra o a New York. La grossa differenza tra Londra e New York è che New York ha un'economia molto più variegata di Londra. In questo momento il settore TAMI, che consiste nel, è uno di questi acronimi che vengono usati, tecnologia, advertising, media e information, occupa più spazio, ha un volume di spazio affittato nel commerciale più alto del settore tradizionale, che è quello del FIRE, cioè finanza, insurance, assicurazione e real estate. Questo dà un segno di come la città riesce anche ad adattarsi e a seguire i tempi. Il più grosso incubatore di nuova tecnologia dopo Silicon Valley è proprio New York, infatti viene chiamata Silicon Alley. Alley è un piccolo vicolo che indica la zona in cui poi la maggior parte di queste aziende stanno crescendo, in un quartiere
Nomad, North of Madison Avenue Park, che è il più, in questo momento è il quartiere più gettonato, più interessante, perché è ben collegato e anche centrale rispetto alla città. E lì c'è un edificio bellissimo in questo momento, però a prezzi stratosferici, il 212 Fifth Avenue. E tra l'altro, devo dire una cosa, molti sanno che 212 è il prefisso di Manhattan, e 212 non è stato scelto a caso, come io pensavo, ma è il punto di ebollizione dell'acqua. Questo qui dà un po' un'idea di come Manhattan ha avuto questo grande senso di effervescenza fin da 100 anni fa, quando sono iniziate le linee telefoniche. Comunque, dicevo, i fondamentali sono una grossa diversificazione della base economica della città. Un'altra cosa molto importante è la trasparenza. Oggi si può sapere tutto su tutto quello che è stato compravenduto, quando era stato comprato, quanto è stato venduto, a quanto viene affittato, anche chi lo ha comprato. Quindi questa grande trasparenza è quello che serve in un mercato, e questo, per questo proprio dicevo che l'investimento a New York o a Manhattan, poi, che è ancora più core, può considerarsi un filone di investimento a sé stante. E anche per l'altro, che è il quinto elemento molto importante, che è la certezza del diritto. Tutti sappiamo che c'è una certa paura di investire nei residenziali in Italia, perché diciamo, i contratti non sono poi fatti rispettare precisamente, almeno non nel residenziale. Questo non succede negli Stati Uniti, per cui io direi che se uno ha qualche dollaro, qualche euro da investire nel residenziale, lo inviterei a farlo a New York, almeno una piccola parte, perché ha questa grande forza di mercato. Tanto per dire una cosa interessante, mentre nel resto degli Stati Uniti diciamo, durante l'ultima crisi, quella del 2007-2008, i prezzi sono scesi anche più del 50%, penso a Las Vegas, a Los Angeles, a New York, nel settore dei condomini, il punto minimo, che tra l'altro si è raggiunto nel 2009-2010, è stato del 17%. Questo dà il senso di un mercato molto forte, un mercato che si è ripreso dalla crisi dell'11 settembre nel 2001 in pochi mesi. Quindi direi che ci sono molte ragioni che rendono questo mercato interessante. Naturalmente bisogna accostarsi con una certa prudenza, capire bene cosa si fa, quali sono gli interlocutori e aver presente quali sono le dinamiche del mercato in questo momento. Quindi spero di vedervi tutti presto a New York, magari per la maratona.